Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo. Chi invece si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbasserà sarà innalzato. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. Nell'antifona al Vangelo abbiamo recitato: liberatevi di tutte le vostre iniquità, dice il Signore, formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Ecco, liberatevi da tutte le vostre iniquità, il filo conduttore e quindi il tema anche della liturgia di oggi, che considera nella prima lettura il popolo e nel Vangelo invece i preposti al popolo in ruoli di autorità, che allora erano gli scribi e i farisei. Tutti si devono liberare dalla loro iniquità. La prima lettura racconta quelle comuni e il Vangelo quelle di coloro che stanno costituiti in autorità, quindi ce n'è per tutti. Allora, a tutti il Signore dice: lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia vista il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male e imparate a fare il bene. Qualche esempio: ricercate la giustizia. Quando si sente di giustizia, imparate a chiedervi e a cercare dove sta la volontà di Dio. Soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. E poi, se i vostri peccati fossero come scarlatto, ecco, diventeranno bianchi come neve. Una bella, una buona confessione. Se sarete docili, ascolterete, mangerete i frutti della terra, ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada. Questo è per tutti. Oh, poi il più bello arriva per quelli che sono in alto, che lì ce n'è proprio nostro Signore, qui fa per una bella requisitoria, non delle peggiori, perché in altre circostanze gli scribi e farisei gliele canta ancora più direttamente. Qui parla alla folla, che presumibilmente era un po' scandalizzata di certi comportamenti. Sapete che da questo Vangelo è nato il proverbio non bello, almeno fai quel che il prete dice e non fare quel che il prete fa. Gravissimo questo qui, se fosse. Allora, quali sono i problemi dei grandi? Gesù li elenca tutti quanti. Il primo: dicono e non fanno. L'autorità rimane, perché dice fatelo quello che dicono, però sapete, non fare ti fa perdere di autorevolezza. Sapete che sono due concetti distinti, l'autorità e l'autorevolezza. L'autorità te la dà Dio se ti prepone a qualcuno, e quella ce l'hai. Se tu la eserciti in maniera corretta, tutti devono obbedire all'autorità, anche se l'autorità è indegna. Però se l'autorità è indegna, è molto facile che i sottoposti non obbediscano. E quindi San Francesco diceva che i frati devono predicare prima con la vita e poi con la parola. E evidentemente il nostro Signore glielo chiede,
a loro prima e più degli altri di dare il buon esempio in quello che fanno. Primo problema. Secondo, simile al primo, legare pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono sfiorarli neppure con un dito. C'era per esempio San Giovanni Battista che faceva tante penitenze, diceva di fare penitenze, ma lui lo faceva più degli altri, perché non penso che nessuno dei suoi penitenti andasse in giro vestito con i peli di cammello e avesse a colazione locuste, a pranzo miele selvatico e a cena locuste. Lui sì però, quindi poteva tranquillamente chiamare a penitenza, perché dice, nessuno poteva dirgli comincia tu. Quindi, secondo punto. Terzo punto, tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini. Qui dobbiamo stare attenti tutti. Qui per essere a quei tempi, adesso se diventi, questo è un pericolo che oggi non c'è più, d'accordo? Perché oggi se ti presenti come un ministro di Dio è meglio che non vi dico tutto il repertorio che mi è arrivato da quando sono sacerdote, insomma, perché veramente, però a quei tempi non era così, un'autorità religiosa è, quindi era forte la tentazione di pavoneggiarsi dietro questa cosa, oppure allargare i filatteri, avete visto, no? Così come anche essere ritenuti importanti, quindi ricevere gli ossequi, vieni il primo posto nelle sinagoghe, tutti che si chiamano rabbì, eccetera, eccetera, no? Atteggiamenti questi molto, molto odiosi, quando l'autorità assume questi atteggiamenti è molto brutto. Personalmente ritengo che sia ancora più brutto quando poi li assumono i portaborse delle autorità civili, e meglio chiamarli lacchè delle autorità ecclesiastiche, ancora più odioso, insomma, che si mettono al codazzo di... Vabbè, comunque. Quindi quando Gesù dice non fatevi chiamare maestri, eccetera, eccetera, tutte queste cose qui, sta dicendo una cosa. Quando una persona, il vescovo per esempio oggi, è proprio il maestro della diocesi, pastore, capo e maestro, quindi non solo può, deve insegnare, però il suo essere maestro è nient'altro che far riferimento all'unico maestro. Cioè, il maestro è maestro se trasmette gli insegnamenti del maestro con la M maiuscola. Ti puoi far chiamare padre? Sì, se hai come riferimento però il padre del cielo. I pastori sono padri, non sono despoti. Qualcuno lo è, quindi l'autorità ce l'hai, ma l'autorità non è un'autorità, cioè, senza cuore nella Chiesa. Anche quando si dovessero prendere dei provvedimenti forti, non si fa in maniera dispotica. E ci sono in giro esempi di dispotismi vari, insomma. E infine, lo spirito del servizio. L'autorità nella Chiesa, come dice Gesù anche altrove, è finalizzata al servizio del prossimo, non alla sopraffazione o al dominio, non a soddisfare le proprie brame di ritenersi importanti, di sentirsi potenti o di essere osannati e pavoneggiarsi in mezzo alla gente. Quindi questi sono punti di conversione per le autorità che avessero da convertirsi, e il resto, come abbiamo già visto, è per tutti. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.